Ciao Andrea, allora lo dico per chi non ti conosce che si è appena collegato. Andrea Voodoo Runner è un ragazzo, un ultra runner, è un atleta non professionista, ma comunque fa la vita da atleta anche se comunque lavora, si allena molto. L'ho conosciuto perché l'ho allenato per arrivare fino a Capo Nord a piedi, correndo, trainando un carretto con su tutto il materiale occorrente. Ok, questa era Questo è L'intro. il voodoo, in teoria il voodoo sulla carta è questo. Voodoo, inizio subito con la prima domanda, a martellarti proprio. Vai, vai, spara. Prima domanda, uno si collega al podcast o al video e sente subito questa domanda, che è questa. Come sei riuscito a farti pagare per andare in vacanza? È stata una furbata pazzesca, in effetti. Ma io dico anche che spesso è stato un commento così, no, in forma allegra, però all'epoca l'avevo ricevuto anche da alcune fonti come critica veramente, cioè mentre ero idolatrato da pochi, all'inizio in tanti vedevano come uno scansafatiche un ragazzo che mollava il lavoro fisso, si licenziava per andare a prendere magari, che ne so, qualche loro, chissà che cifre, no, pensavano dagli sponsor all'epoca, per andarsi a fare una vacanza. Io, se dopo 4.500 km di corsa e trainando un carretto con 40 kg, la considero una vacanza, cioè, ben venga, ti dico, ho ricevuto anche un altro tipo di critica, no? Visto se vogliamo restare un attimino in tema adesso per buttare un po' di benzina sulla live qui, che è stata quella anche da alcuni semiprofessionisti o professionisti che mi dicevano: ma Andrea, questa non è una gara, non vale niente, non ti danno nessun titolo, nessuna medaglia. E io gli dicevo che appunto le regole le facevo io, era una cosa per me. Ma che se proprio la volevamo mettere nell'ambito, no, di prestazione professionistico, che qualsiasi persona può provare, parte dal Veneto e se arriva in meno di 80 giorni a Capo Nord in totale autosufficienza, una cena pagata da me ce l'ha di sicuro. Sì, ma tu cioè, sei riuscito anche, cioè, voglio dire, hai scritto un libro anche, no? Cioè, hai venduto poi, li hai finiti e hai dovuto ristamparli. Cioè, qual è il valore? Voglio che arrivi subito al succo, perché la gente ti ascolta? Qual è il tuo messaggio? Allora, il messaggio sostanzialmente, per fortuna che piace anche alla gente, che è il messaggio che piace a me, insomma, che passi dalla mia storia, è quello di resilienza, no? Perché spesso l'utente medio, ma che sia sportivo, che sia viaggiatore o che sia turista, quando vede una cosa del genere si attacca subito a: ma questo aveva gli sponsor, ma questo fisicamente è super dotato, magari è un atleta sponsorizzato e può permetterselo. Invece il messaggio che per fortuna molta gente ha recepito è che io, un ragazzo super sfigato da 20.000 incidenti in moto pregressi, che per chi è qui a farsi magari qualche pippa mentale, ricordo che io ho rotto tutti gli arti tranne il braccio destro, quindi sono frantumato dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, e è riuscito con la sola forza di volontà, con una tenda della Decathlon e quattro spiccioli in tasca, ad attraversare da sud a nord tutta l'Europa di corsa, a fare questo record, chiamiamolo così. E quindi questa storia più di resilienza, no, che sportiva e basta, ha spinto tante persone, insomma, ad aggrapparsi al mio libro e a leggerselo nei momenti di difficoltà. Certo, tu sei riuscito ad appoggiare un pubblico che vede attraverso la tua storia fondamentalmente un'emozione, che è proprio quella di, se vuoi poi, no? Quella di ce la puoi fare anche tu. Cioè, questo qua gli avevano detto che forse non avrebbe più, c'era la probabilità che non camminasse più, giusto perché poi chi Esatto. lo sa, tu sei stato in ospedale, eri in ospedale quando ti è salita questa follia. Sì, no, no, appunto, oppure le persone magari dicono: caspita, anch'io ho in mente qualcosina, mi piacerebbe fare, non so, banalmente
le vacanze in bici piuttosto che in macchina, però sai, non ho il fisico, ho qualche anno in più, non ho mai fatto, che ne so, ciclismo professionistico, eccetera, ma in realtà io partivo nemmeno da una base, tu lo sai benissimo, io partivo da sotto zero, cioè partivo da infortunato, io sono venuto a fare il primo colloquio con te in stampelle. Sì, me lo E ricordo. questo le persone magari lo tralasciano e non è un dettaglio, è fondamentale, perché dalla mia ho che veramente cioè per me la forza di volontà è stata la carta più grossa che ho giocato e che mi ha permesso, insomma, di scavalcare questo ostacolo. Assolutamente. È stato il viaggio, in questo caso, è stato per te assolutamente un gran motivo di crescita, perché è stato un obiettivo che sognavi, cioè, l'avevi in tutte le corde. Cioè, tu eri arrivato a Capo Nord ancora al primo colloquio che abbiamo fatto insieme. Quando tu mi hai contattato, ho accettato sicuramente di allenarti, perché mi era già successo in passato di vedere quegli occhi davanti ai miei, e è inevitabile che non dico che hai già la vittoria in tasca, ma comunque è una persona motivata a sufficienza per Sì, farlo. E allora questo. io credo che un altro grande punto di forza del progetto, soprattutto di Capo Nord, che secondo me mi sto convincendo ogni giorno di più che non riuscirò mai a ricreare quell'atmosfera lì, era che l'obiettivo che avevo in testa non era solo per me un sogno, ecco, no, trascendentevo dal sogno, era diventata una completa ossessione, cioè io lo sognavo ogni sera, me lo immaginavo di giorno, mentre lavoravo lì, la testa viaggiava ed era già in Norvegia, cioè lo vivevo ogni singolo minuto della giornata, lo Nella scala, certo, desideravo. era nella scala dei valori, le tue priorità era veramente al massimo, probabilmente in Sì, quel momento. assolutamente. Però adesso non la domanda scomoda, però giro anche la frittata perché tu avevi visto sicuramente una grande forza di volontà in me, però ricordo anche il primo test che ho fatto, se permetti, con te, che tu ti sei messo le mani sugli occhi, cioè non sapevi veramente da che parte guardare perché sembravo veramente una pippa galattica, invece ti aspettavi di aver trovato il cavallo da Allora, corsa dell'anno. diciamo che passa poi, non voglio neanche che passi il messaggio contrario, cioè che comunque basta essere motivati per arrivare a Capo Nord a piedi. Non è vero. Certo. Chiaro che quando ci siamo incontrati abbiamo anche buttato subito sul piatto una serie di eventi, una progressione didattica di Esatto. allenamento che aveva chiaramente un senso, perché poi No, 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 beh, adesso ovvio. ci dentro, quindi quando hai fatto il primo test, è vero, sì. Non eri sicuramente messo bene, eri ospedalizzato, però comunque c'era del lavoro da fare, l'abbiamo fatto e poi sei partito, insomma. La curiosità, sempre che sento quando sento questi racconti qua, che secondo me è molto curioso da spiegare, da raccontare alle persone, è questa. Quando fai un viaggio del genere, che non è solo un viaggio, ma come abbiamo detto, è una necessità. Cambi, inevitabilmente cambi quando una volta arrivato non sei più la persona di prima perché hai fatto un'esperienza incredibile e ti sei messo alla prova e l'hai superata. Nel tuo caso specifico, puoi dirmi come sei cambiato? Beh, allora, diciamo che quando fai una certa tipologia di viaggio, cioè in totale solitaria, dove nel mio caso appunto ti trovi ad attraversare la Lapponia, quindi a stare anche 14, 15, 16 giorni senza nemmeno incrociare una macchina, quindi non dico solamente, cioè non è un vivere da solo in una città, ecco, dove comunque un'interazione quotidiana con le altre persone ce l'hai. Cioè, vai talmente in profondità che quando torni, chiamiamola civiltà, ma la vita quotidiana, cioè, subisci quasi uno shock. È allucinante come ti rendi conto che c'è qualcosa di sbagliato nella vita di tutti i giorni. Perché sebbene fossi stato all'epoca da solo, in mezzo ai boschi, con tutte le difficoltà di questo mondo, a dover correre per 60 km al giorno, eccetera, eccetera, mi sentivo in pace con me stesso in qualche modo. Ed è una pace che nella vita quotidiana è veramente frammentata. Quindi ti rendi subito conto che nella vita quotidiana, nei ritmi che abbiamo, c'è qualcosa di sbagliato. E quindi vivi questa mancanza, insomma, nella vita quotidiana e diventa un voler ricercare. Cioè,
ti porti dietro questa smania di ricercare la libertà di pensiero, la libertà di fare quello che vuoi a qualsiasi momento della giornata che avevi creato durante il viaggio. È una nostalgia, insomma, che ruota attorno. Questo, ormai che ti conosco, è una cosa che dici spesso, la capisco. Sì, sicuramente lo stato naturale che ti è concesso quando fai questi viaggi non è replicabile a casa. Esatto. E invece la cosa, cioè, solo per chiudere la risposta, invece dal punto di vista pratico, ti rendi conto che la scala dei valori, insomma, che hai nel quotidiano, quindi non so, andare a lavoro e portare a casa la pagnotta, comprare la macchina, pagare il mutuo della casa e solo, no, dopo 10-12 posizioni arriva, dare del tempo agli affetti. Sentire il tuo amico, il tuo migliore amico come sta, e cioè fare qualcosa, qualche buona azione, eccetera, eccetera, arrivano veramente sotto le scarpe, ecco, nella classifica generale. Mentre se trasportiamo il tutto durante l'avventura, è tutto totalmente ribaltato. Cioè io volevo, la prima cosa era vivere, ecco, vivere la giornata, e la seconda cosa era come stava la mia fidanzata, che adesso è mia moglie, l'Anna. E dopo come stavano i miei genitori? Cioè, non alzavo la cornetta del telefono e per sentire solo, ragazzi, tutto a posto, come va lì? È bel tempo, è brutto tempo? No, cioè, come stai? Ma come stai veramente? Non tutto bene e basta, cioè, sentimentalmente, cioè, come stai sapendo che io sono in mezzo alla Lapponia da solo? E quindi la scala di valori, poi ho cercato di mantenerla anche, ecco, senza essere influenzato dal lavoro e tutti i Certo, casini certo. vari. Ma cosa hai imparato alla fine? Cioè, hai imparato tante cose, ma cosa proprio non dimenticherai mai? Non dimenticherò una cosa molto importante, soprattutto al giorno d'oggi, che se stiamo a vedere o i telegiornali o a leggere magari le testate giornalistiche e via dicendo, non dovremmo nemmeno uscire da casa, no? Dalla paura che si crea, soprattutto della diversità. Tra le varie popolazioni. Invece, secondo me, io sono stato, visto che sono stato ospitato e mi hanno offerto cibo, mi hanno offerto il letto, mi hanno fatto sedere in tavola con tutta la famiglia e non mi avevano mai conosciuto, cioè mi hanno raccattato dalla strada e tutto questo mi è stato offerto da persone di diverso ceto sociale, diversa età, diversa cultura, che non parlava nemmeno inglese, quindi ci siamo capiti a gesti. E quindi, secondo me, la cosa importante che mi sono portato a casa è che tutti, in fondo, abbiamo questa capacità di aiutare il prossimo, che però è stata, insomma, sopita, soffocata da tutto questo ronzare, no, di notizie del cavolo, insomma, che ci girano attorno. Sì. Quindi l'essere umano nei momenti di difficoltà tende ad aiutare il prossimo indipendentemente da cultura, colore della pelle, eccetera. Questo è quello che mi sono portato a casa della mia idea globale di popolazione del mondo. Sì, tu praticamente hai visto il bello delle persone, cioè viaggiando vedi il bello delle persone che ti Bravo. incontrano. E Questo è dopo bello. il bello di viaggiare lentamente, come nel mio caso, cioè io posso dire non di aver attraversato la Svezia, per esempio, ma di aver vissuto in Svezia, perché per attraversarla di corsa ci sono stato un mese e mezzo praticamente. E quindi ho veramente potuto Certo. chiacchierare con il contadino di turno e entrare dentro le case, bussare. Non avevo fretta, ecco. Quindi l'ho Certo. vissuta veramente la Svezia. Questo è il vantaggio del turismo slow, chiamiamolo. Chiaro. Bello, bellissimo. Sì. E tutto questo è nato grazie, cioè quello che è successo è stato che hai fatto un incidente in moto. Poi sei andato a Caponord dopo la ripresa, sei tornato e alla fine poi hai fatto un altro incidente in moto. E la mia domanda non è magari meglio venderla. No, no, la moto no. Cioè, beh, allora, se vendo le moto, mio padre penso non mi parla più, cioè, già mi parla poco. Se vendo anche le moto, non proprio stacchiamo i rapporti. No, a parte gli scherzi, lo sai anche tu meglio di me, è una passione smisurata. Cioè,
sto peggio se sto senza moto, ma fisicamente perfetto, che non ad Certo. avere qualche rischio in più, ma con la moto sotto il culo. No, assolutamente. Ascolta, volevo fare un gioco, volevo fare questo gioco con te. Volevo immaginare, questo lo voglio fare perché so che dopo essere stato a Capo Nord, dopo essere tornato, sei andato, poi ne parleremo in Islanda. Ricordiamo che hai fatto un tentativo di corsa intorno all'Islanda invernale, saresti stato l'unico a farla a piedi. Esatto. Questo è stato bloccato, questo tentativo da un teppista fondamentalmente che ti ha investito e ti ha creato delle fratture. Ma sei tornato e senti ancora fondamentalmente questo stimolo, questa voglia di fare avventura, questa voglia Ah, di sì. esplorare, proprio è molto forte dentro di te perché ce l'abbiamo tutti, ma nel tuo caso è proprio un fuoco che dalla mattina alla sera ti pervade. Ok, io lo dico perché vorrei saltare tutto il discorso per arrivare qui che hai fatto in tutti gli altri interventi, in tutte le altre interviste, no? Quindi vorrei Esatto. arrivare a questo punto subito, al punto finale, che è appunto questo. C'è questo bisogno, ok? Abbiamo Sì. un bisogno che è quello di ricercare, andare, fare. Quindi vuol dire che qualcosa deve succedere per continuare a far rotolare la cosa. Ora vorrei giocare a questo gioco. La tua vita è un videogame, un videogioco, ok? Tu hai la console, tu hai il joystick e hai Sì. presente il videogioco. Fondamentalmente tu sei il personaggio, ok? Quindi tu puoi comandare tutta la tua vita. Quindi c'hai la casa, il mutuo, il lavoro, lo sport, gli allenamenti. Tu comandi questo omino che sei tu. Quindi nel videogioco perdi, non succede niente, no? Oppure salvi, poi vai avanti il giorno dopo, puoi fare quello che vuoi, ok? Cosa faresti? Cos'è che ti inventeresti nel videogame che è la tua vita? Allora, diciamo che se potessi manipolare così, no, la realtà come in un videogame, prenderei l'unica cosa che per me è importante della vita normale, chiamiamola così, che è quella che mi ha fatto accettare di voler comunque rimanere legato ad una società, che è il mio amore per mia moglie, cioè per l'Anna. Quindi prenderei la figura dell'Anna e la metterei, tra virgolette, al sicuro con una realtà che mi faccia stare tranquillo, e dall'altra parte ne farei di tutti i colori, cioè non ne parlo spesso, no, di questo fuoco che sento dentro, però Simone non è per, mi conosci bene, sono abbastanza umile, insomma, non ho la testa fra le nuvole, e quando dico di sentirmi speciale o tra virgolette progettato per qualcosa di particolare, di diverso, che devo ancora scoprire, dico la verità, dico quello che sento. E quindi averla al sicuro, che quindi mentalmente mi permetta di affrontare senza filtri, ecco, di sentire quello che provo dentro, sarebbe quello che appunto tenterei di fare se fossi in un videogioco. Sì, però quel qualcosa non ci hai mai pensato. Cioè, gioca, gioca, tanto non succede niente, cioè voglio dire, ricominciamo. Cos'è la prima Beh, cosa che fai? allora, beh, intanto, se dovessi mettermi appunto in gioco, la sparerei veramente grossa, nel senso non starei lì a fare giretti, cavolate, eccetera, ma quello che piacerebbe fare a me sarebbe riuscire a coniugare l'avventura con anche, non so, un mega record. Perché purtroppo io vivo anche questa cosa, lo sai meglio di me, io l'altro deficit che ho mentale probabilmente o comunque di approccio al mondo sportivo è proprio quello legato ad una prestazione incorniciata da delle regole, no? Cioè, partecipare ad una gara con altri partecipanti a me non dà questo stimolo. La gara che vivo veramente è per me, cioè vedere dove veramente posso arrivare, perché il rammarico più grande di Capo Nord è stato arrivare in cima e capire che di benzina ne avevo ancora tanta, ma tanta quanto. E non ho mai avuto l'opportunità di mostrare tutto il mio valore, ecco, ma a me stesso principalmente. E quindi la sparare Infatti, veramente grossa, tipo, non so, il giro del mondo di corsa.
Sì. Infatti il titolo appunto di questo incontro, di questa intervista è appunto arrivare a Capo Nord correndo senza trovare un limite, perché poi questo è, come hai definito tu, un po' il tuo rammarico, cioè di non essere arrivato in fondo, non essere riuscito a Sì. fallire. Cacchio, non sono riuscito a fallire neanche arrivando a Capo Nord a piedi, cavolo. Sì, ma secondo me non è una questione di fallimento, perché il fallimento può anche arrivare, no, da condizioni esterne, come è stata l'Islanda, per No, 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 esempio. fallimento interno, cioè dire, non ce la faccio più. Ah, esatto, sì, specifichiamo, no, no, è vero, è vero. Forse sarebbe stato peggio magari in un primo momento, però mi sarei messo il cuore in pace, avrei detto, ok, io posso fare fino lì e ci sono arrivato, alla fine era quello il mio intento, no, andare a vedere fin dove potevo arrivare. Però così non è stato, cioè io se dentro sentivo veramente bene le gambe, cioè io sarei ritornato anche indietro a piedi, ma non avevo neanche un centesimo bucato per farlo. Incredibile, questa cosa qua è una caratteristica che ho trovato solo in te, ma pensa che ha accompagnato tutta la preparazione atletica che abbiamo fatto da quando ci siamo incontrati a Desenzano la prima volta, quando sei partito per Capo Nord. Cioè io fondamentalmente continuavo a caricarti leggermente di più, aumentare il carico, ma mi aspettavo che tu mi dicessi, cavolo, sto faticando, cioè adesso è impegnativo, invece non è mai successo. E quindi a un certo punto mi sono anche chiesto se eri arrivato a fare 200-250 km a Sì, settimana in qualche mese. In qualche mese dicevo, cavolo, forse devo fare di più, forse devo aumentare la soglia. E anche avuto il dubbio. E invece no, era too much il fuoco che avevi dentro. È stato un bel viaggio anche per me, è stato interessante. Questa, la tua esperienza per me è stata molto utile, anche perché ho avuto ancora una volta la prova che la testa, cioè la motivazione, così conta veramente tanto rispetto alle capacità fisiche, che comunque hai, perché chi ti conosce lo sa che sei comunque un ragazzo dotato, questo sì, ma comunque in ogni dotato, il miglioramento che hai avuto e il fatto di non essere mai riuscito ad arrivare veramente al limite è proprio perché. Sì, e dopo, però, cioè, sta cosa mi crea sempre un prurito interiore quando si parla, no, di dote fisica, eccetera, perché ricevo un sacco di commenti, un sacco di domande, quindi se non ti spiace, magari che apriamo e chiudiamo la parentesi in pochi secondi. Secondo me, l'utente medio, il semiprofessionista o l'amatore medio, cerca sempre di puntare il dito e trovare delle scuse, no, su questo, dicendo che uno è dotato. Addirittura parlando di doping a volte, cioè cose allucinanti, e sinceramente senza ricordarsi il fatto che io intanto sono al 30% invalido, quindi il 30% del mio corpo è praticamente KO. Seconda cosa, io che non esco a fare aperitivo con gli amici o che alla domenica mi sveglio alle 10 del mattino, saranno, penso, 5 anni, perché mia moglie lo sa, mi alleno tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, lavorando anche 8 ore, e tu sai che anche settimane di 20, 20 qualcosa ore di carico di allenamento le faccio. Se tu mi dai 10, io faccio 11, se tu mi dai 11, io faccio 12, non faccio mai meno. E quindi non ci sono, secondo me, però, persone disposte a sacrificare tutto questo. E Sì, quindi assolutamente. un po' di base, per carità di Dio, ce ne vuole, però il grosso in questi casi, adesso non stiamo parlando di il Tony Longo di turno, lo Yuri Ragnoli, eccetera, che sono fenomeni, ne nascono pochi, hanno imbroccato il loro sport e la loro passione che si sono coniugate in un risultato. E infatti, secondo me, molte persone. Cioè, trascurano questo fatto, insomma, io sono una persona normodotata, non sono un supereroe, perché a calcio me la cavavo, nella corsa me la cavo, ho preso in mano la bici e me la cavicchio, ho preso in mano i pesi e me la cavo, cioè non posso essere bravo in tutto, insomma, vuol dire che se c'è l'impegno e soprattutto un metodo logico, da qualche parte si arriva. Sì, Scusa assolutamente. la parentesi, però. No, 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 assolutamente, assolutamente. Ma perché per te è importante trovare il limite? È un bisogno interno, ovviamente. Cioè, il fatto di trovare il limite è una domanda tua che ti fai, dove posso arrivare? Quanto valgo?
Sì, è una domanda mia e che mi faccio sempre più spesso, mano a mano che sono arrivati gli incidenti, no, nella mia vita, perché in qualche modo cioè, la racconto sempre così in maniera scherzosa, però almeno un paio di volte nella mia vita mi sono visto a dover dire ok, ragazzi, è finita, adesso non si fa più niente, fine dei giochi, i medici erano lì per dirmi guarda Andrea, puoi rimanere anche in sedia a rotelle. E quindi dice, ok, quel che è fatto, sia a livello sportivo che avventuroso che di soddisfazione in generale. E quindi mi sono detto, ma caspita, mi sono impegnato abbastanza fino ad ora per divertirmi, fare quello che mi piace, eccetera. La risposta era no. E allora ho sviluppato, maturato questa sensazione intrinseca di voler sempre superarmi ogni giorno. Cioè, Certo. appena mi siedo, cioè, star seduto sulla sedia per più di 5 minuti senza far nulla, mi prude il culo, insomma, perché in quei 5 minuti potrei investirli per studiare, allenarmi, informarmi, sognare, fare qualcosa di utile. Perché quei 5 minuti, se domani avrò un incidente, non me li dà indietro nessuno. Sì, è proprio il vivere al massimo tutto quello che posso fare. Esatto. Assolutamente. Qualcuno mi dice che cioè, leggo che non vedono, però sentono il fatto che Spero che almeno la registrazione che stai facendo dopo rimanga buona. sì, dovrebbe quello. Io ti ho sempre sentito bene, quindi quello non è Anch'io, no? Sono sincero, io ti vedo e ti sento sempre bene. perfetto. Bene, adesso Andrea, che allenamento stai facendo? Allora, adesso ho cambiato abbastanza l'ordine, ecco, delle mie prestazioni. Qualche mese fa mi hai convinto a fare una mezza maratona, quindi mi sono buttato dall'endurance a le distanze medio, anzi per me medio quasi brevi, e non pensavo di cavarvela così discretamente, se non fosse stato l'unico nero è stata la noia, perché per me è stata una noia mortale preparare una mezza maratona. E da lì però ho scoperto che anche inserendo qualche protocollo di forza, che adesso, cioè, qualche protocollo all'inizio che però adesso ha preso il sopravvento, diciamo, mi aiuta molto a intanto non sentire tutti quei dolorini avuti con gli incidenti, cioè la schiena, la postura, eccetera. Sento un po' più di potenza in pianura, in bicicletta o nei brevi tratti a piedi. Quindi la sento, ovvio, con l'unico neo dell'essere appesantito, per carità di Dio, però adesso mi sento molto bene, quindi mi sto allenando sia in bici che a piedi con intensità molto più forti, ma di breve durata, e ho 3-4 allenamenti, facciamo anche 5 a settimana, incentrati sulla forza generale. Ovvio che però la forza generale, anche se non faccio esercizi di isolamento, è un po' di ipertrofia mi ha portato, insomma. Certo. Cioè, Sì, assolutamente. Ma beh, lo diciamo io, in realtà tu dici sempre che sono il tuo allenatore, però sappiamo ormai tutti e due che forse un anno o anche di più che non ti mando nessun programma di allenamento, perché se io ti mando 10, tu fai 11, allora io provo a mandarti 0, così tu fai 8 e fai di più. sì, no, ma è bello perché magari Lana mi chiede, magari qualche volta mi vede, no, guardare quelle rare volte che guardo Training Peaks o quello che mi mandi, magari guardo, guarda, cosa devi fare oggi Andrea? Guarda, c'ho da fare un po' di bici qua e là, ma mi sento bene, siccome vado anche a correre stasera, poi torno dalla corsa, ma dai, vai, un po' di trazioni le faccio stasera, diventano 3 allenamenti nella giornata, quindi funziona così, no, diciamo che sono in autogestione, però con te ho questo rapporto Sì, non no, ma canonico, molto, molto più di confronto, ecco. assolutamente sì, fino al momento in cui troveremo davvero quella, Esatto. fino che troveremo davvero quell'impresa, quella sfida, quella gara piuttosto che viaggio dove davvero varrà la pena. Sì. Allora mettersi sotto anche tecnicamente ad alzare l'asticella fisica, e non vedo l'ora, sinceramente non vedo l'ora che Ah, chi lo dice? tu, se trovi questo grosso obiettivo che
Però nel mentre ti dico, sento questo bisogno di non aspettare, no? Qui fermo. No, Se... chiaro, non è che stai su... Lo sport comunque tu lo vivi in maniera estremamente sana. Tu fai sport, ti alleni perché ti piace, ti fa stare bene e tutto. Non stiamo, ecco, non stai lavorando magari per un obiettivo specifico. Tu sei uno dei primi Esatto. casi, ho scritto anche un articolo sul blog, che sta lavorando assolutamente per una direzione senza avere un obiettivo. Sì. Cioè, nel senso, tu comunque vivi il processo, a te piace molto allenarti, ti dai dei piccoli obiettivi, non so, il miglioramento della forza, quindi magari in questo, in 3-4 esercizi, eccetera. Lavori per quello, quindi hai dei piccoli obiettivi che ti crei perché vuoi migliorare. Ok, quindi il tuo obiettivo fondamentalmente è migliorare, superarti, spostare il limite. Fondamentalmente, però, sei sempre pronto a tutto, nel senso che se dovesse venirci in mente di fare qualcosa di particolare, in 3-4 mesi probabilmente di Sì, fare dai. Sì, una specifica, credo che tu sì. riesca a specializzarti molto bene per qualsiasi attività. Sì, e inconsciamente quei pochi risultati, insomma, che ho fatto dalle lunghissime distanze, quindi dei 100 km in su, alla mezza maratona, al powerlifting, cioè il sollevamento pesi, eccetera, non sarebbe possibile altrimenti andare abbastanza bene in tutte queste tre discipline, per Sì, esempio. infatti. Quindi vuol dire che la direzione per riuscire a fare un po' di tutto, che diciamo anche la verità, per una gara non sarebbe così utile, però per un'avventura lo è, perché un conto è correre 60 km al giorno e basta, e un conto è correre trainandosi dietro 40 Assolutamente. Ma infatti tutti gli allenamenti che fai, nel tuo caso, servono per diventare più resiliente, come se tu fossi pronto sempre a tutto. Se dovessi proporti domani di fare 300 burpees così a ridere senza niente, va bene, fai 300 burpees. Sei mentalmente, in questo caso qua, è come se tu ti stessi preparando per qualcosa di enorme che non sai ancora cosa, ma sai che sei pronto. È Questo vero, è vero, è ci vero. viene già un fantastico. E invece è stato bellissimo fare la prima parte di preparazione quando ti ricordi quando abbiamo fatto la 100 km del Magrade? È stata Mamma mia. un'esperienza che ricordo proprio una delle più forti esperienze sportive della mia Sì, vita. sì, È sì. stata la tua prima gara, no? Assolutamente. È stata un'emozione atomica, cioè non... Correvo da praticamente 3 mesi, non avevo mai corso in vita mia, nemmeno fatto neanche la marcia del paese di 10 km e ho avuto il coraggio, la faccia tosta di presentarmi alla linea di partenza con Marco Olmo, perché mi ricordo c'era anche Marco Olmo quell'edizione lì, a questa 100 km e vedere che alla fine avevo lasciato indietro anche... qualche atleta, insomma, esperto e via dicendo, è stata un'enorme soddisfazione per me e spero anche, cioè per quello che ci lega, anche per te. Assolutamente, ma anche dal punto di vista proprio di risultato in serie è andato alla grande, avevamo fatto. Sì, no, e poi abbiamo avuto questo, dico abbiamo, perché magari forse quello è stato l'unico periodo che veramente siamo riusciti a lavorare per una, chiamiamola così, prestazione da gara, cioè presentarsi alla prima gara della tua vita, una 100 km, arrivare 17esimo, perché me la ricordo bene, e presentarsi l'anno dopo di nuovo come atleta più giovane della gara e fare terzo all'ultima tappa e quinto in generale, cioè vuol dire aver lavorato veramente con testa e con metodo Sì. e bene. Assolutamente sì. Hai mai avuto paura di non farcela? Sia da quando abbiamo iniziato, da 100 km, Capo Nord, tutto, dire cavolo, non ce la faccio, forse non ce la faccio. Allora, se devo, non so, consigliare ad un neofita se avere un po' di paura oppure o meno, lo dico sinceramente sì, un po' di paura di non farcela è sempre, sempre buona cosa, però nel mio caso devo essere veramente, veramente sincero e non ho mai avuto il pensiero di non farcela, di magari non riuscire a farla la gara oppure Capo Nord con i tempi che mi immaginavo e con le sensazioni buone che sognavo. Sì, quindi non che tutto filasse perfettamente liscio, un po' di sensazione, di sentore, insomma, ce l'avevo, però di non farcela, eccetera, no, non è, cioè con la mentalità che ho io, ma in tutte le cose che faccio e con la quale mi ha tirato su, per esempio, non so, mio padre con il calcio e con lo sport in generale, fin da piccolo, non è ammesso pensare di non farcela.
Non è ammesso pensare di non farlo. No, no, Senti. no, 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 quello non mi ha mai sfiorato nemmeno la testa. Se no, se ho solamente anche una giornata il tarlo in testa e che mi dice, guarda Andrea, che forse questa è la cosa sbagliata, potresti non farcela, lascio stare tutto, cioè cambio proprio progetto, cambio proprio gara, perché vuol dire che non sono nel flow, cioè se sei veramente dentro a quello che vuoi fare, cioè quello che stai facendo è stato generato solamente la tua voglia di fare, non può essere minato da nessun altro pensiero negativo, cioè deve tutto rimbalzarti addosso, devi essere concentrato, sia che sia una gara, almeno io la penso così, per quello Ma anche la gara non la vivo, tra virgolette, e tu mi conosci, anche se sono un amatore, non la vivo da amatore. sì, questo è vero, è una posizione interessante perché comunque la paura è un sentimento, è un'emozione che è fortissima e di solito è Sì. sempre presente un pochino di base, però come dici tu, quando trovi probabilmente l'obiettivo vero, cioè la paura la senti, ma non la soffri, non sa come spiegarti, cioè non ha problemi. Esatto. Cioè, la senti che gira attorno a te, che c'è sempre presente, anche perché magari te la instillano magari gli altri dall'esterno, con delle domande, con delle testimonianze e via dicendo, con dei consigli magari negativi, però ti rimbalza addosso, scivola via, cioè dura un secondo, poi hai quella lucidità che ti permette di dire no, quello è il mio obiettivo, tiro dritto e lo raggiungo. E questo però è anche un'arma a doppio taglio, perché per esempio l'Anna mi ha rimproverato un sacco di volte quando mi ha visto arrivare al traguardo delle gare, che ero fresco come una rosa e i due o tre prima di me con la flebo e la barella, e mi hanno detto, ma Andrea, ma caspita, tirati il collo, arrivavi anche tu a podio ed eri a posto. E invece, quando ero nel flow per allenarmi a Capo Nord o per l'Islam, eccetera, tornare a casa da un allenamento, cioè un banale allenamento, che ne so, 10 km, ma devastato, cioè della serie dovevo stare 5 minuti con la doccia fredda per ripigliarmi da quanto mi ero tirato il collo in allenamento. Sì, mi ricordo tra l'altro che avevi avuto pochissimi, se non nessun problema fisico durante la preparazione. Adesso, la preparazione l'avevamo impostata in questo modo. All'inizio avevamo preparato, fatto un allenamento molto simile a quello di una maratona e poi avevamo fatto dei lunghissimi per preparare la 100 km del Maghreb. Esatto. Questo condensato in 3-4 mesi, poca roba. Fatta la 100 km del Maghreb, avevamo fatto un periodo di una settimana, 10 giorni di scarico molto leggero, e poi avevamo iniziato a fare delle simulazioni di tappe piuttosto lunghe, magari anche con 2 giorni consecutivi, di 40 km. Mi ricordo una maratona fatta in allenamento, tra Sì. l'altro fatta forte, perché mi sembra che avessi fatto 40 km in 2 ore e 50, non 42, ma Sì, 40 km. non mi ricordo adesso, sai che io con i tempi, con il Garmin, con dati. Anch'io Cioè. con i numeri sono poco avvezzo, però me la ricordo bene questa qua. E poi da lì, dopo che abbiamo fatto qualche simulazione di lunghissimo, sempre recuperando bene, fondamentalmente l'ultimo periodo abbiamo fatto una specie di scarico prima della partenza e sei partito senza alcun problema. Nessun problema Esattamente. fisico importante, ti ricordi, della preparazione? No, 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 zero. Ho sempre risposto molto bene. E, anzi, forse gli unici intoppi erano dal punto di vista tecnico, perché ero veramente crudo da quel punto di vista. Quindi non sapevo di mettermi banalmente, non so, la vaselina nell'interno coscia o la crema nell'interno coscia per non sfregarmi. Non sapevo come adattare lo zainetto da trail per correre 50 km senza avere sfregamenti. Non sapevo. Io per dirti non slacciavo nemmeno le scarpe, io per 6 mesi ho corso lasciandole sempre allacciate e infilandole. Certo. Quindi non sapevo quelle piccole chicche tecniche che, però non, problemi fisici no, fortunatamente no. Certo. Ah, zero. Adesso invece che fai forza, neanche. No, adesso che faccio forza neanche, perché se diciamo non ho grandissimi doti fisiche o atletiche, per esempio, non so, non sono non eccelgo nella flessibilità o comunque non ho particolari doti, ma riesco a fare un po' bene un po' tutto quanto. Invece una dote molto importante che mi porto dietro da quando sono bimbetto, da quando giocavo a calcio, eccetera, eccetera, è proprio riuscire a dirmi no
oggi c'è qualcosa che non va, faccio meno. Ok, oggi benzina ce n'è, Simone mi ha dato 10, faccio 12. E quindi questo mi ha portato... Sì, tanti infatti, secondo me, hanno questo blocco mentale e lo vivono ancora di più con il mondo dei pesi. Perché vedi, questi 100 kg, questo quintale che ti sembra un numero allucinante, magari ce l'hai di tuo, però hai questo blocco mentale che ti sembra dura e allora non lo porti a termine, non porti a termine l'allenamento. Sì, questo è vero, devo ammettere che una delle due caratteristiche principali è proprio questa, sapere interpretare il programma di allenamento con le sensazioni. Questo è stato vincente, molto spesso. Sì, molto sì spesso. Che poi magari non può essere così rilevante o magari marginalmente in una preparazione di una banale gara, però in vista di un'avventura, se non sai autogestirti, sei fregato. Chiaro, sì, però. Infatti, magari chi ha avuto modo di leggere il mio diario anche nel libro, per esempio, vedrà giorni da 40 km e giorni da 75. È proprio perché in quei giorni le condizioni meteo, per carità, magari non so, erano buone, però anch'io magari mi sentivo bene. Certo. Sì, questo è molto interessante, soprattutto proprio per il fatto che non ti fai mai male facendo questo tipo di ascolto. Sì, sì. Allora, è anche vero quello, se dobbiamo prendere in mano dei dati, tu lo puoi confermare, io mi sono disastrato con gli incidenti, cioè ho rotto qualsiasi cosa, ho un pacco così di lastre e di referti medici, però fastidi dovuti all'allenamento, cioè strappi muscolari, tendiniti, eccetera, zero. Sì, questo è vero. E magari, appunto, magari tecnicamente non ho allenamenti da professionista, però a livello di volume sì, quindi insomma il mio corpo è abbastanza sollecitato. In cosa invece non sei bravo per niente? Non sono bravo a pianificare, non mi piace. Nel caso, un altro aspetto fondamentale, soprattutto di un'avventura, è la pianificazione, cioè mettersi lì, fare gli acquisti delle cose, fare un bilancio, sentire gli sponsor, organizzare la strada. Ecco, no, quello a me proprio non piace fare, non sono bravo e tento in ogni modo ogni volta di delegare queste cose. La pianificazione. Puoi portare questa caratteristica anche un po' nella tua vita, o invece quella tende a pianificarla? No, tendo a pianificarla in parte, cioè pianifico quello che piace a me. Cioè quando si tratta di andare a lavoro, quindi quando sono in azienda o quando faccio delle commissioni per altre persone o quando aiuto qualcun altro, sono sempre con la testa un po' per aria e il mio cervello lavora un po' con il pilota automatico. Mentre quando devo ragionare su una cosa che piace fare a me, quindi non so, che sia allenamento, qualcosa in natura, all'aria aperta o qualcosa per la mia casa e via dicendo, allora sono molto più, sì, allora proprio cambio marcia, sia a livello fisico che mentale. Sì. Quindi se ti chiedo come ti vorresti vedere fra 5 anni o fra 10 anni, fai fatica a dirlo. Sì, faccio fatica a dirlo, però sono talmente, purtroppo, non purtroppo, anzi forse per fortuna, gli eventi che ho subito a livello, insomma, di shock con gli incidenti mi hanno portato a 20 anni a maturare molto in fretta. E quindi sono già, secondo me, un po' più proiettato in avanti come mentalità in confronto, insomma, ai miei coetanei. Quindi non credo che cambierò tanto. Cioè, dici che fra 10 anni ti vedi ancora lì nella solita casetta, andare a fare il solito lavoro? Il solito lavoro magari no. Per me quelle cose sono frivole. Mi dispiace. Scusa? Quanti anni hai adesso? Adesso ne ho 30 tondi. Quindi a 40? Tu a 40 anni? Spero con, insomma, la famiglia allargata, per carità di Dio, però ho delle priorità molto diverse, no, dall'italiano medio. Cioè a me un lavoro vale un altro, non quegli aspetti lì. Avere una macchina, averne due, averne zero, andare a lavorare a piedi non mi cambia assolutamente nulla. Però vorrei essere felice e riuscire magari a trovare, insomma,
la luce, il fascio di luce, capire dove devo indirizzarlo. Esatto, però esatto, appagare quella tua sensazione lì per te sarebbe molto importante. Sì, no, no, importantissimo, importantissimo, non ci dormo la Cioè, notte. arrivare a 40 anni e capire perlomeno che hai indovinato la strada che ti appagga. Sarebbe il top. Ti puoi immaginare come ti sentiresti se tu fossi appagato? Autorealizzato. Non... No, a questa domanda non so risponderti. Non so risponderti perché anche di mio, un altro lato negativo del mio carattere è che sono sempre molto critico, non sono mai contento, appagato di quello che ho realizzato. Finora non l'è mai stato, quindi penso non lo sarà nemmeno a 40 anni, anche se riuscirò a raggiungere l'illuminazione, chiamiamola così. Credo che proprio al 100% non lo sarò mai. Beh, ti muove questa cosa qua, l'importante è non fermarsi. Assolutamente, Bravo, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. assolutamente non fermarsi. Allora, comunque la cosa che mi è sempre interessata tanto di te è la tua sensibilità anche sociale, perché attraverso comunque le tue avventure, perché poi non hai fatto solo Capo Nord, non hai fatto solo l'Islanda, ma hai fatto anche un altro viaggio in bicicletta, Sì, l'ecotour. dedicato, esatto, sì. Cos'è che hai fatto? Sì, l'ecotour praticamente è stata una mia, chiamiamola avventura, un viaggio non più dedicato a un record come a un traguardo personale, ma dedicato alla comunità. Quindi ho realizzato questo viaggio di 2000 e passa chilometri nel tutto centro e nord Italia e ogni tappa ovviamente era impatto zero, era a emissioni zero perché ero da solo con la mia bicicletta, però ad ogni tappa non solo presentavo il mio libro, chiacchieravo, facevo degli speech motivazionali nelle scuole, via dicendo, però ad ogni tappa intervistavo una persona, un imprenditore o qualsiasi personaggio che in qualche modo si è mosso per sviluppare il cuore green, insomma, dell'Italia. E quindi con un progetto avviando, che ne so, dall'agriturismo super sostenibile al 100% che non inquina, all'Università di Siena che mi ha ospitato per un progetto per studiare appunto la sostenibilità e via dicendo. E ho Fantastico. filmato il tutto e realizzato un documentario che stava per partire con le varie nelle varie sale, nei vari festival, però ovviamente adesso vediamo, Covid permettendo. È tutto bloccato. Sì, tutto bloccato. Avevo una decina di date e abbiamo spostato tutto in autunno, quantomeno, autunno-inverno. Ah, ecco, quello che stavo appunto dicendo, collegandomi all'ecotour, è quello che mi è sempre affascinato, proprio questa tua sensibilità nei confronti del mondo e degli altri. Cioè, non lo faccio solo per me, ma lo faccio e trasmetto il messaggio di quello che faccio. E ovviamente hai un pubblico, secondo me, anche molto molto interessante e interessato. No, questa è la cosa, è il valore. Per rispondere alla prima domanda, prima domanda che ti ho fatto è come fai a farti pagare per andare in vacanza, no? E la risposta sta qui. La risposta sta nella tua capacità, secondo me, di trasmettere il perché lo fai. E questo ispira le altre persone perché la positività, il perché, sono valori che vengono trasmessi alle altre persone, magari anche giovani, ragazzi che comunque sono tendenzialmente magari Sì. un po' molli o non sanno dove andare a sbattere, no? Perché questa cosa qui è il motivo vero, secondo me, per la quale sei riuscito a fare quello che sei riuscito a fare. Se tu domani avessi in mente di fare attraverso la circumnavigazione della Sardegna a nuoto, lo faresti il progetto, saresti in grado di farlo, perché poi passa il messaggio. Sì, no, è vero, è vero. E questo è spiegato anche dati alla mano dalle persone che mi si avvicinano, no? Non mi si avvic cioè il 10, 15, 20 al massimo per cento è derivato dalla comunità sportiva che è attirata dalla mia prestazione atletica. Il restante sono tutti ragazzi che non sanno come realizzare i loro progetti, persone che si trovano a 40, 50 anni a dire ma finora ho seguito quello che mi dicevano gli altri, ma non è forse venuto il momento di fare qualcosa per me. Persone infortunate o che hanno avuto dei problemi fisici che cercano
la motivazione, l'ispirazione per andare avanti e via dicendo. Questo forse è l'orgoglio più grande che mi porto Esatto, dietro. questo ti appaga. Eccola Sì, questo mi appaga molto di più di risultati. qui. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, quando vedo, per dirti, 50, 60, 70 ragazzini nelle scuole, scrivermi che magari quando è ora di fare le domande nessuno alza la mano e 5 minuti dopo che esco dall'aula che mi inondano di messaggi bellissimi sui social, per me cioè, ho fatto bingo, Ecco, vale come 10 medaglie. questa cosa qui, Andre, è molto, 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 molto importante. Molto importante. Sì, sono molto sensibile a riguardo, però c'è anche da dire che nella società odierna questo tipo di sensibilità è anche un'arma a doppio taglio, perché per esempio sei molto più vulnerabile invece a quell'unica persona magari su 100 che ti fa riflettere tentando di svuotarti addosso un barile di schifezze, di ingiurie o che magari ti punta il dito. Chi magari ha la scorza più dura della mia si fa scivolare tutto addosso, mentre a volte, nel mio caso, vado incontro a riflessioni, inizio a rimuginare per rispondere a questa Certo. persona che magari voleva solo provocare, però per me tutte le persone che mi dicono qualcosa sono oggetto di riflessione personale. Purtroppo sono fatto così, che siano positive o negative. Quando quella volta che mi becca nel negativo, ci filo dietro abbastanza. Ma quando c'è qualcuno che ti dice che non ce la farai o che comunque dopo averci riflettuto è una Ah, molla. no, no. Sì, no, 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 non influisce, però nel momento che io ho spiegato quello che sto facendo, il perché, tutto quanto, e mi viene a dire per l'ennesima volta che magari sono il ragazzino che non c'ha voglia di far niente, che molla il lavoro per prendere 4 soldi dagli sponsor, lì per almeno 3 minuti ci resto male perché dico: ma caspita, dove stiamo andando? Cioè, non vogliamo dare una mano ad un ragazzo che vuole tentare di fare qualcosa di buono e di lasciare in mano un libro sulla forza di volontà a tuo figlio? Cioè, non va bene, ci Pastrello resto alla male. base, infatti, scriverei uno stimolo per fare meglio. Cioè, la penso, adesso tutte le persone che ho intervistato fino adesso hanno avuto questa caratteristica qua in comune, cioè le persone che tendenzialmente tendono a buttarti giù, poi vengono utilizzate come motore, come spinta motivazionale, come motivo in più per non mollare. Perché ah sì, ha detto che non ce la faccio. No? Va bene, adesso li faccio vedere io. Walter, un ragazzo che tu probabilmente non conosci, che ha iniziato a fare un percorso, un progetto bellissimo, dove avrebbe dovuto correre da casa sua, che è vicino a te, fino alla Francia. Quindi So già tutto, so un già tutto. viaggio a piedi, bellissimo, che purtroppo con il Covid Dai, è solo rimandato, Walter. è dovuto, sì, esatto, essere rimandato. Bene, dai, bene, 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 bene. Niente, avevo un po' di domande, ma praticamente nel parlare abbiamo risposto a tutte, diciamo, queste domande qua. Ti faccio l'ultima domandona finale, dove possiamo Sì. magari poi dare spazio anche a qualche domanda, qualcuno vuole farla. Domandona finale è questa: come vorresti essere ricordato dopo la tua morte? Ah, sì, ho sentito che l'hai fatta anche a Gaia Sì, e a Tony. e a Tony. Allora, beh, la risposta è che probabilmente no, non ci devo pensare tanto, perché dentro di me lo so già, nel senso, ci sto già lavorando da un po' per lasciare questa immagine ai posteri, verrebbe subito da dire no, una persona umile, onesta, brava, che non serve che mi ricordino per i miei risultati e via dicendo, però in realtà la figura che vorrei insomma lasciare agli altri, o l'idea della mia persona che vorrei lasciare, è quella di una persona che sì, brava, è tutto buona, è tutto quello che vuoi, che però ha avuto
i coglioni, passami il francesismo, di uscire fuori dagli schemi e di tentare di fare qualcosa, anche magari impossibile, anche che non si riesce a realizzare, però che almeno ho tentato. Cioè, il classico, tra virgolette, pazzo del villaggio, che però aveva un barlume, insomma, di sanità mentale e che ha avuto, esatto, il coraggio di uscire dal gregge e tentare di fare qualcosa di diverso. E il tutto, questo concetto si riassume con una diceria veneta, che è fantastica, che quando devi dire a uno che non è proprio tutto a posto e che esce un po' dagli schemi, si dice nolga mia tutte fassine al quarto. Questo è, io voglio essere ricordato per quello che noga tutte fassine al quarto. Sì. Bene, Andrea, dopo questa, io aspetto solo che tu mi dica qual è la prossima cazzata che tu hai intenzione di fare, tipo, non so, vendere la casa, tipo, ha venduto casa e ha vissuto in giro. Adesso mi arriva la ciabatta a me, una ciabatta a te, Esatto, dalla Anna. che brava donna, santa, è veramente la persona che ti tiene ancorato. Avrei voluto chiederti come sarebbe la tua vita senza Anna, ma non ho il coraggio di farlo. No, 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 No? Perché sarebbe oddio. sicuramente più triste. Vedo già un laser rosso puntato addosso. No, assolutamente. Però è interessante che tu sei proprio uno spirito che ha bisogno di uscire dal gregge. Sì. Il tuo bisogno è quello di percorrere una strada ignota. Però cioè, chiedo venia a vostro onore perché è colpa anche dei miei genitori, perché neanche il mio babbo, insomma, è tutto a posto. Quindi sono nato, sono cresciuto in una famiglia un po' fuori. Vabbè, insomma, famiglia anche di una certa cultura. Tuo papà è uno che ne sa di cose, insomma, tua mamma Sì, 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 sì. è una donna speciale, quindi. Sì, ma cioè, per ritornare al discorso dell'Anna, non puoi chiedermi di lasciare da parte l'unica Certezza, punto l'unica. sano e fermo della mia vita, insomma, che sono riuscito a creare. Però Andre, sai, Anna è un'ancora, ok? E tu sei una barca, va bene? Una barca, tu per salvare dovresti togliere l'ancora e partire. Oppure, potresti semplicemente pensare che l'ancora sia la tua salvezza, perché senza ancora saresti un naufrago, non andresti da nessuna parte. Quello che si può fare è gestire la lunghezza della catena che ti tiene, no? In modo da avvicinarla e Esatto, allontanarla, esatto. facendoti chiaramente esplorare tutto l'atollo che è quello della tua vita, no? No, no, ma in questo per fortuna siamo stati bravi perché l'Anna può confermartelo. Ogni volta che sono tornato insomma, dai miei viaggi siamo cresciuti entrambi. Non c'è mai stato. Sì, questo è vero. Esatto, quindi quello, siamo stati abbastanza bravi a giocarcela in quel frangente lì. Ti puoi tirare dietro la tua ancora. Track, utilizzarla per trovare sempre una situazione di stabilità che comunque l'ancora ti dà sicurezza. Dice, ok, qua ci possiamo stare in questa È un vibe. bel paragone questo dell'ancora e la barca, ci sta. Bello, bello, beh, sì, Anna, tanta roba, come si dice qua a Brescia. Bene, 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 Andrea. Niente, io non Sì. vedo l'ora veramente che tu mi faccia una delle tue chiamate di quando sei super entusiasta Sì, ma guarda, secondo me dentro appunto c'è già da qualche parte. Devo trovare il cassetto giusto da aprire. Sì, è già dentro di te, assolutamente. Può dormire dentro casa dopo Va questa risposta, perché ho preparato lo zerbino. No, va bene. Niente, dopo questa seduta di coaching sotto forma di intervista, perché è stata stranissima. Di solito, sai, quando tu parli, io ti ho sentito ancora parlare, racconti sempre dei tuoi viaggi, di come ti sei preparato, di quello che hai Sì. fatto in quei viaggi, e tu sapevi bene che non era intenzione di questa diretta fare questo. E l'abbiamo fatta più per noi che per il pubblico, ste giro, però È vero. è stata come sempre, ogni volta che ci sentiamo, un pezzettino in più del puzzle, lo mettiamo giù, insomma.